sei tu, no? Non li puoi mandare via WhatsApp a mio fratello a Milano queste cose. Li metto su internet, magari ti dobbiamo dare l'indirizzo loro. Sì, ho il nome in questo momento. No, mio fratello non è potuto venire. Si è fatto male. Siete voi? Io, mia sorella. Mio fratello di Milano. Buonasera. Comunque se tutto bene. Non è nipote, niente. Sì, però anche loro. Scusate un po' di silenzio, per favore. Buonasera a tutti, a nome della famiglia Pulerà do il benvenuto. Intervento del sindaco pugliese, il sindaco di Rocca Bernarda. Era doveroso da parte mia come sindaco di questa comunità essere presente stasera qui per fare gli auguri a Zio Santo. Compiere i 100 anni è un bel traguardo, ma noi a Zio Santo gli inauguriamo altri 100, così faremo il record della persona più anziana del mondo. Zio Santo, una persona... La volete dire al microfono? Sì, sì, sì. Avanti. Zio Santo ci ha fatto un indovinello, poi gli rispondiamo dopo. Ah, mangiava di più, va bene. Ovviamente ricorda un po' i tempi passati, no? Zio Santo. Sì, ho un po' di grande manovra, un po' di fare un po' di comunicare, perché in Italia io non lo devo fare, e in Italia, se non lo faccio tutti i miei, per quelle mamme, e comunque per me. Vabbè, quindi Zio Santo ha ricordato un po' la vita passata, che era la vita degli agricoltori, come tutti noi di Rocca veniamo e discendiamo da quella vita, no, Zio Santo? Da quel modo di essere, da quel modo di lavorare, da quel modo di fare. E poi ricordavo un episodio della guerra, e quindi oggi la presenza del sindaco è ancora più doverosa per ringraziare a nome Zio Santo di tutti i cittadini di Rocca Bernarda, ma di tutti gli italiani. Una persona come lei, e quindi come tutti quelli che avete fatto la guerra, avete subito tante sofferenze, ma grazie a voi l'Italia è diventato quel grande paese. No, ve la riconoscono tutti, l'applauso che è scattato spontaneo lo dimostra. Vabbè, però Zio Santo, il fatto che tutti quanti hanno fatto un bel applauso spontaneo vuol dire che ti riconoscono questa cosa, no? Il fatto che tu hai combattuto per l'Italia, questo te lo riconosciamo tutti. Poi anche con la musica, con la nostra banda faremo gli onori a Zio Santo perché è doveroso. Io mi sono permesso come amministrazione di fare una targhetta a Zio Santo che la consegnerò adesso. Comune di Rocca Bernarda, festeggiamo i 100 anni di Santo Pulerà. In questa felice circostanza l'augurio mio personale di questa amministrazione comunale perché possa ancora trascorrere tanti felicissimi anni insieme all'affetto dei familiari e dei parenti. 1 novembre 2016 con affetto e stima il sindaco Vincenzo Pugliese. Grazie. Si vuole assicurare che ci sia scritto la data di oggi, 1 novembre, quella è prima di tutto 1 novembre, quindi c'è scritto. Beh, adesso ovviamente non voglio farla lunga, se no poi ci annoiamo tutti quanti. Permettetemi però di ricordare, oltre a questo evento caratteristico della vita di Zio Santo, cioè il fatto che
ha fatto una vita, come dicevo prima, da agricoltore, da lavoratore, quindi questo va dato merito a Zio Santo. Ha combattuto per il nostro paese, si è sempre contraddistinto per la, la forza, la volontà e la dedizione al lavoro, ha tirato su una famiglia in maniera soprattutto onesta, credendo nel lavoro che ha fatto e credendo nei valori veri e seri della società, che sono prima di tutti quelli della famiglia. Ovviamente politicamente, ma solo per sdrammatizzare lo dico, ci troviamo su sponde opposte, ma ci vogliamo bene lo stesso, si sa. No, ha ragione, l'Inghilterra è uscita dall'euro e quindi dall'Europa e quindi non è salvata. Brava zio Santo, hai ragione zio Santo. Zio Santo, allora noi ti preghiamo se ci puoi dedicare 3 minuti in piedi del tuo tempo, ti puoi alzare insieme a me così ti facciamo gli onori con la musica. E di nuovo a nome di tutti tanti tanti auguri a zio Santo. Thank you.